Oggi vi mostro la mia skincare routine sostenibile, naturale, cruelty free e vegana. Vi voglio far vedere quali prodotti io utilizzo quotidianamente, l'ordine in cui li applico e perché no darvi anche qualche consiglio, magari non proprio scontato, su come mantenere la propria pelle più pulita ed evitare alcune imperfezioni. Quindi benvenuti sul mio canale, io sono Rachele e qui su Terrazza Qui Verbena parlo di cosmetica sostenibile. La mia skincare routine per il mattino inizia di sera perché è molto importante mantenere la pelle idratata durante la notte. Durante la notte la nostra pelle comunque ha bisogno di liquidi, il nostro corpo ha bisogno di liquidi e quindi bere prima di dormire è molto importante per non svegliarsi disidratati, poiché se noi siamo disidratati anche la nostra pelle sarà di conseguenza disidratata. A me piace molto bere una tisana o una camomilla prima di dormire, mi aiuta proprio a rilassarmi, però anche semplicemente un bicchiere d'acqua può andare bene. Per lo stesso motivo, anche la prima cosa che faccio al mattino è bere acqua. Per quanto io possa impegnarmi a bere durante la notte, passano comunque tante ore tra una bevuta e l'altra. Bevendo uno o due bicchieri d'acqua appena mi sveglio, mi assicuro di reidratarmi fin da subito. E ora siamo pronti per la nostra skincare. Innanzitutto chiaramente mi vado a tirare indietro i capelli. E vado anche ad indossare questi pulsini che impediscono che l'acqua coli lungo il braccio quando ci si lava la faccia. Non pensavo che fossero così comodi, in effetti non sono assolutamente indispensabili, però allo stesso tempo sono molto comodi perché a me dava proprio fastidio sentire l'acqua che mi arrivava magari fino al gomito quando mi lavavo la faccia. Quindi li ho comprati un po' per curiosità, un po' per altro, sono veramente molto comodi. Per la detersione utilizzo la mousse alla malva di Bioofficina Toscana. Questa appunto è una mousse detergente, quindi è molto delicata, è molto leggera, molto facile da applicare e anche da risciacquare, come praticamente tutte le mousse. La sto usando ormai da un po', infatti è quasi finita. È un prodotto che definirei senza infamia e senza lode. Non ci ho trovato niente di particolarmente positivo, come non ci ho trovato niente di particolarmente negativo. L'odore è molto leggero e questa cosa mi piace tanto perché non mi piace magari sentire degli odori particolarmente forti, soprattutto magari al mattino, siccome la uso anche al mattino, come state vedendo. Allo stesso tempo sono specialmente i profumi quelli che vanno a bruciare, ad esempio se il prodotto entra in contatto con gli occhi, e infatti questa non brucia. La quantità che vado ad utilizzare è 2 pump, quindi 1 e 2. Vado semplicemente ad emulsionarla sul viso e poi a risciacquarla. Eccoci qui, io mi asciugo il viso con questa. Come ho già detto in altri video, ma magari lo ripeto perché forse non avete visto quel video, è sempre consigliabile utilizzare un asciugamano specifico soltanto per il viso. Questo perché il viso, come altre zone del nostro corpo, ha delle esigenze specifiche, un pH specifico, un ricambio cellulare che è già diverso da altre parti del corpo, quindi è sempre bene utilizzare un asciugamano a parte soltanto per il viso, in modo tale da evitare che le nostre cellule morte, il nostro sporco e i nostri batteri si trasferiscono da una parte all'altra del nostro corpo. Io ho un paio di queste pezzette che sono tipo in microfibra, quindi un materiale molto morbido che mi posso permettere anche di strofinare letteralmente sul viso, cosa che non farei con un asciugamano normale perché potrebbe essere troppo ruvido. Il secondo passaggio è andare a spruzzare questo, che è idrolatto di Amamelis, questo è della marca La Saponaria. Lo utilizzo come tonico e ha degli attivi astringenti e purificanti. Lo spalmo un po', come state vedendo, cerco di farlo arrivare ovunque perché a volte con la vaporizzazione arriva solo in certi punti, aspetto qualche secondo che si asciughi, essendo un prodotto a base di acqua ci mette veramente poco. Una volta che si è asciugato passo al contorno occhi. Come contorno occhi uso questo qui, è sempre della marca La Saponaria, contorno occhi 3 in 1, si chiama Wow. Ha questo applicatore così a punta, quindi è abbastanza comodo. Io semplicemente ne metto un po' sul dito, cerco di usare sempre il dito anulare perché è il dito che ha meno forza. Tendenzialmente si usa questo dito per applicare le cose sugli occhi, perché utilizzando altre dita si potrebbe avere troppa forza per una zona delicata come quella che è il contorno occhi. Quindi questa è la quantità di prodotto che io utilizzo. Vado a spalmarla tra le due dita e poi la vado ad applicare. Cerco di non spalmarla troppo in modo tale che resti solo nella zona interessata, piuttosto aspetto qualche minuto in più per farla assorbire. Intanto vi parlo di questo contorno occhi. Io non ho particolari problemi di occhiaie, mi avete visto adesso che sono effettivamente appena sveglia e avete visto che non ho particolari problemi di occhiaie. Questo è dovuto
Come vi dicevo, all'idratazione, infatti spesso e volentieri le occhiaie sono causate da disidratazione, quando la pelle è disidratata è più sottile e soprattutto questa zona, nel momento in cui la pelle è disidratata, tende a far uscire le occhiaie. Quindi la prima cosa che possiamo fare per avere meno occhiaie è proprio bere di più. In secondo luogo, ovviamente, avere un buon sonno, quindi dormire abbastanza e cercare di dormire bene. So che non è scontato, per alcuni non è assolutamente scontato dormire bene. Possiamo fare del nostro meglio proprio per riuscirci. Dormire è molto importante non solo per il riposo, ma proprio perché durante la notte la pelle riequilibra la sua idratazione. Ciò significa che quando non dormiamo bene, non solo ci possono venire occhiaie o simili, ma la nostra pelle può proprio apparire disidratata, proprio perché durante la notte normalmente la pelle, diciamo, riequilibra i suoi fluidi. È super importante quindi dormire tanto e dormire bene. Nel frattempo si è asciugata, ora vado con la crema viso. Come crema viso utilizzo questa, è sempre di La Saponaria, crema viso Stay Pure, purificante anti-imperfezione, quindi è una crema fatta apposta per pelli grasse. Questa crema, vi dirò, non mi sta facendo esattamente impazzire. La sto utilizzando, però credo che abbia qualche problema. Innanzitutto la quantità che esce da un pump è questa, a me sembra tanta. Vi dico qual è il problema. Il problema è che questa crema è estremamente fluida e estremamente leggera. Direi anche troppo, nel senso che io ho la pelle grassa, ma se non mettessi anche la crema solare sopra la crema viso sarebbe decisamente troppo leggera, mi darebbe un po' fastidio, mi farebbe tirare la pelle. Come dicevo, la quantità che esce è questa, subito sembra tanta, perché effettivamente da spalmare risulta essere tanta. Ho capito però che, non so se sia una cosa fatta apposta, poi immagino di sì, spero di sì. Bisogna proprio applicare tutta quella che esce, che subito sembra veramente tanta nel momento in cui la applicate sulla pelle, e lasciarla proprio asciugare. Quindi adesso la sto applicando tutta, mi sento proprio la pelle bagnata. E si vede anche che già ho tanta crema e aspetto che si assorba. In questo modo mi dà abbastanza idratazione, sto applicando effettivamente tanta, però è una crema abbastanza leggera, quindi si assorbe facilmente e non mi dà fastidio di conseguenza. Questo metodo non mi fa impazzire, non mi fa impazzire dover aspettare anche 5 minuti per aspettare che si assorba la crema per i passaggi successivi, perché se no è troppo leggera e non mi dà abbastanza idratazione, però è il modo che ho trovato di utilizzare questa crema, se no non sarei riuscita ad utilizzarla. Questa, come vedete, è una skincare routine abbastanza semplice, manca soltanto gli ultimi due passaggi, quindi la crema solare e poi mi metto qualcosa sulle labbra per mantenerle idratate. Non è quello che faccio anche di sera. Di sera utilizzo 1-2 prodotti diversi, quindi se vi interessa magari vedere anche la mia skincare routine serale potete chiedermelo sotto nei commenti e magari registro anche quella. Questa è la skincare routine che io ho utilizzato tutta l'estate. Quando finirò questi prodotti, che ormai manca poco, cambierò qualcosa, soprattutto perché andiamo verso l'inverno, quindi cambierò qualcosa per adattare la mia skincare a temperature più fredde o aria più secca soprattutto. La crema si è asciugata, quindi ora vado con l'ultimo passaggio barra penultimo, che è la crema solare. Come crema solare io utilizzo questa qui, che è la Hawaiian Tropic Mineral con SPF 30, quindi è una protezione solare alta, appunto di questa marca Hawaiian Tropic. Ha fatto questa linea che si chiama Mineral, è una linea di creme solari con protezione minerale e non chimica. Inoltre è anche, direi, l'unica linea di questa marca ad essere vegana e cruelty free. Quindi vado ad applicare un po'. Questa è la quantità che io utilizzo. La quantità che io metto equivale a 2 pump, quindi a 2 spruzzi proprio del prodotto. Come vedete lascia un effetto un po' lucido e un po' biancastro. I riflessi bianchi vanno via da soli dopo pochi minuti, quindi vedrete proprio la differenza man mano che il video va avanti per questi ultimi minuti. L'effetto lucido invece un po' rimane, come tutte le creme solari, lascia un po' l'effetto lucido, è normale, tanto io poi dopo tendenzialmente vado ad applicarci sopra del trucco e opacizzo con quello. Come ultimo passaggio vado semplicemente a mettere un po' di burro di karité sulle labbra. Il burro di karité può essere particolarmente utile, soprattutto andando verso la stagione fredda, per chi ha problemi di secchezza, soprattutto di aree un po' più sensibili come possono essere le labbra e anche il contorno occhi. Io l'inverno scorso lo utilizzavo proprio sul contorno occhi. Ed ecco fatto, questa era la mia skincare routine naturale e sostenibile, direi anche abbastanza minimal, nel senso che non utilizzo molti prodotti, potrei utilizzarne decisamente di più considerando quello che vedo in rete, cioè chi ha delle skincare routine di 10 passaggi, io non so se riuscirei ad averne così tanti. Vi lascio i link di questi prodotti giù nella descrizione, fatemi sapere se volete anche la skincare routine serale, sarei felice di farvela vedere. Ricordatevi che se volete sostenermi potete farlo iscrivendovi al canale, lasciando un like o un commento. Grazie per avermi seguita fino a qui.
prendetevi cura di voi.